Bentrovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi. Oggi siamo ospiti della Cittadella del Geometra, perché oggi vi racconteremo cosa è successo e soprattutto le novità dedicate a questa importante professione. Ma apriamo parlando con il presidente Fiorenzo Furlani. La professione nostra sta cambiando nel senso dello sviluppo della tecnologia che permette alla nostra attività di essere primi attori per quanto riguarda soprattutto rilievi topografici e anche nell'ambito della progettazione edilizia con tutti i nuovi sistemi tecnologici che sono messi in campo. Il geometra, rimanendo passo coi tempi, si è aggiornato e diciamo, oltre che essere aggiornato, è molto preparato con specificità di corsi formativi e oggi siamo all'avanguardia sotto questo aspetto qua. Naturalmente sta cambiando anche un'evoluzione normativa e quindi il geometra deve continuare a aggiornarsi e la formazione pertanto è un elemento determinante per la nostra professione e il mondo in continua evoluzione. L'importante è rimanere al passo coi tempi, ripeto, e noi anche come collegio provinciale scaligero stiamo mettendo in campo tutte le risorse possibili per fare in modo che i nostri già iscritti e futuri geometri siano preparati nel mondo del lavoro al fine di produrre un prodotto di qualità che perduri nel tempo a favore dei committenti che è la cittadinanza. E abbiamo deciso di investire risorse sia di persone che anche economiche, onestamente, per determinare, lo chiamo un effetto speciale, in modo da rendere ancora di più presente alla cittadinanza la nostra professione e anche agli studenti futuri potenziali professionisti geometri di un domani. Quindi con questo mezzo, chiamiamo così, multitecnologico, abbiamo deciso di venire a Job Orienta e poi continuare questa esperienza anche con un viaggio itinerante per quanto possibile. Il rapporto e il dialogo con gli studenti, un elemento fondamentale per raccontare la professione del geometra. Ne abbiamo parlato insieme a Nicola Turri. Il fatto di aver portato il track in fiera qui a Job Orienta è proprio un segnale di quanto la figura del geometra sia una figura appunto in mobilità e i ragazzi hanno decisamente apprezzato questa modalità. Difatti è stato elemento di curiosità, li abbiamo attirati appunto e abbiamo giocato con quello che è la loro prerogativa, per cui sulla curiosità li abbiamo avvicinati e gli abbiamo spiegato che anche la professione del geometra può essere una professione innovativa, tecnologica e che crea curiosità. L'orientamento è fondamentale in quanto ci dà la possibilità di entrare nelle scuole, parlare con i ragazzi, passare tanto tempo con loro. Pensate che nell'ultimo anno appena trascorso, anzi nell'anno pre-pandemia, abbiamo incontrato qualcosa come 50 classi di ragazzi, che vuol dire aver ascoltato circa 1000 studenti. Siamo presenti negli open day, per cui ascoltiamo famiglie, ascoltiamo ragazzi, proprio perché è necessario che sia una vetrina anche per loro, una vetrina che li sappia così indirizzare su quello che è la scelta del loro futuro. Una cittadella online e offline che ha permesso a tantissimi studenti di ascoltare tante curiosità importanti dedicate alla professione del geometra, ma andiamo ad ascoltare dalla voce dei protagonisti quali sono stati i temi trattati. Il nostro intervento, che abbiamo fatto in mattinata, diciamo, ha voluto svelare una figura del geometra diversa dalla libera professione, perché il 99% che cosa si identifica l'attività del geometra? Come il geometra libero professionista che fa le case, che progetta. Invece non è così. Abbiamo dati alla mano, abbiamo constatato che solo l'8% di geometri che escono da CAD diventano liberi professionisti, perché di fianco alla libera professione c'è un mondo di, diciamo, di attività. Abbiamo voluto incentrare, diciamo, abbiamo dimostrato, no, però abbiamo fatto vedere con dei casi concreti
perché il geometra può essere a trovare occupazione in ambito pubblico, in ambito privato, ambito pubblico nei diversi enti, in ambito privato presso imprese. Abbiamo dimostrato e abbiamo detto anche ai ragazzi che si apprestano alla scelta che geometra non è solo professionista, ma è un'infinità di attività anche legate al pubblico e al privato. La loro scelta deve essere una scelta obiettiva, non devono guardare le cose sempre da un punto di vista, ma devono essere bravi a guardarle da più punti di vista e soprattutto devono farsi indirizzare dalla passione, se hanno un fuoco dentro, da qualche cosa che li spinge a, e senza ovviamente condizionamenti dei mille stereotipi che ci sono in circolazione, tanto per intenderci, tutto qua. Oggi siamo abituati ad avere sempre, a calcolare sempre, progettare involucri degli edifici a maggiore efficienza energetica, senza considerare poi a 360 gradi tutti i risvolti che ci possono essere all'interno dell'abitazione. Quindi abbiamo fatto un po' un excursus sia della normativa, della tipologia degli involucri che negli anni si sono susseguiti, e poi spiegando un po' alcune problematiche tipo condensa ed umidità all'interno dell'abitazione, che oggi, se non lo prevediamo, non si riesce a prevedere e possono creare dei problemi. Al webinar di oggi abbiamo parlato del rilievo con un drone alla progettazione di un sistema anticaduta che serve per proprio trattenere le persone, evitare che le persone possano cadere per quanto riguarda eventuali manutenzioni che vengono fatte in copertura. Quindi il geometra è coinvolto, il professionista è coinvolto nella progettazione di questi dispositivi, insomma. I dispositivi anticaduta sono importanti perché possono salvare le vite umane. Sopra i tetti ci si sale in maniera molto frequente e di conseguenza un sistema di protezione ci deve essere per evitare eventuali infortuni e eventuali problematiche che ci possono essere a fare qualsiasi manutenzione sulla copertura. Geometra è un professionista polivalente, nel senso che può spaziare su mille argomenti, mille attività. Parliamo di progettazione, parliamo di stime, parliamo di catasto, per cui diciamo che le opportunità lavorative sono enormi. Per cui chi è il geometra? Il geometra è un punto di riferimento per il cittadino, per le persone che del territorio, e sul quale si può lavorare, sul quale può fare qualsiasi attività che riguarda il mondo dell'edilizia, appunto il mondo delle stime, il mondo del catasto. E quindi direi che è un professionista presente all'interno del territorio a livello sociale importantissimo. Una volta terminati gli studi, avvicinarsi a uno studio professionale per intraprendere la carriera di tirocinio, in maniera tale che lui si renda conto di quella che è l'attività effettivamente che si svolge all'interno di uno studio professionale. In parallelo, onestamente, mi sento anche di consigliare di fare un percorso di laurea triennale. Tra l'altro proprio da poco è stata deliberata diciamo, la possibilità di svolgere una laurea triennale professionalizzante, per cui una volta terminati i 3 anni di università non è più obbligatorio fare l'esame di Stato per iscriversi all'ordine, al collegio, scusate. E quindi anche questo percorso è estremamente interessante, però nulla vieta che una persona, una volta terminato il percorso di studi di quinta superiore, entra all'interno di uno studio, fa il suo percorso di tirocinio di 18 mesi e dopo si iscrive al collegio per esercitare la libera professione, insomma. Gli stage formativi sono fondamentali per imparare la professione. Ti permette di entrare a contatto con il professionista e altri professionisti, ti permette di entrare a contatto con il cliente, per cui hai a che fare con la persona che poi un domani potrebbe chiederti, commissionarti un lavoro, per cui ritengo che lo stage formativo sia fondamentale, anche perché senza quello non ci si rende conto di quanto si può fare come geometra, non ci si rende conto di quello su cui si è più propensi a lavorare, per cui magari appunto nell'ambito catastale piuttosto che nell'ambito edilizio o della sicurezza. Per cui lo stage formativo è fondamentale per chi vuole iniziare questo tipo di attività. Un canale YouTube diventa Geometra, dove poter riguardare e riascoltare tutti i protagonisti della cittadella del geometra. Ma continuiamo ad ascoltare quali sono state le novità, anche tecniche e tecnologiche, di questa professione.
Ah, io credo che il tema della sicurezza sia un tema molto attuale e quindi va cercato di far comprendere ai giovani che la sicurezza deve essere sia un tema della vita, ma anche un tema che poi contraddistingue la loro professione. Per cui abbiamo cercato di inserire questo webinar perché soprattutto in questo periodo storico molto critico che in qualche maniera ci tocca da vicino sulla salute e sulla nostra vita, cercare di mettere in atto sui giovani un certo tipo di mentalità fin dai primi anni diciamo della loro carriera scolastica e poi anche professionale sia importante. Ecco, questo è stato diciamo uno dei principi che ci ha portato a voler sviluppare questo webinar. La Fondazione Geometri ha avuto un'idea geniale, perché parlare ai giovani significa trovare un linguaggio e andare incontro ai giovani significa andare nei luoghi aperti dove questi si muovono con un approccio molto ludico del divertimento, ma lo sguardo è al proprio futuro. E allora quest'idea di confronto che c'è aperto con questa bellissima iniziativa della radio, della comunicazione, dello stare in mezzo alle piazze, è un'idea importante, perché noi abbiamo bisogno, in un settore che sta crescendo molto, quello delle costruzioni, della programmazione del territorio, di messaggi che oggi diventano professioni, e bisogna andare incontro ai ragazzi e spiegarglielo. La scelta di Vicenza di essere qui ancora una volta, ancora quest'anno, è per raggiungere i ragazzi, far scoprire loro le magie e la potenza della nostra professione, che mai come adesso in questo periodo è chiamata ad essere pronta nei confronti del cittadino a rispondere alle esigenze in termini di riqualificazione del patrimonio edilizio, per aiutare i ragazzi a scegliere consapevolmente un percorso di studi che sicuramente sarà portatore di grandi soddisfazioni. Oggi abbiamo affrontato un argomento sicuramente di interesse per i ragazzi e per chi si sta approcciando alla professione di geometra e di topografo soprattutto, cioè la nuvola di punti per la topografia ricavata con tecnologia laser scanner o fotogrammetria. Abbiamo avuto anche la fortuna di avere un rappresentante della 3D Flow che produce il software Zephyr e ci ha fatto vedere effettivamente come si raccolgono i dati, come si elaborano i dati e come si gestiscono queste nuvole di punti, proprio finalizzate alla creazione di un modello tridimensionale di ciò che si sta misurando, sia territorio sia un oggetto utile architettonicamente. Questo servizio, queste tecnologie sono sempre più richieste dai mondi professionali e quindi saranno sicuramente delle opportunità per i ragazzi che si approcciano a questa attività. Una professione in grande ascesa, quella del geometra, con un'importante novità formativa. Ne abbiamo parlato insieme al Presidente del Consiglio nazionale, Maurizio Savoncelli. Negli anni scorsi la nostra categoria ha raggiunto traguardi importanti, abbiamo avuto un ampio aumento del reddito medio, abbiamo statistiche che ci testimoniano come un giovane geometra acquisisce l'autonomia economica prima delle altre professioni, ma soprattutto c'è una platea, c'è una prospettiva di lavoro molto interessante. Per fare questo, oltre ai percorsi tradizionali del tirocinio, del praticantato, dopo l'istituto ad indirizzo CAT, abbiamo pensato a questo percorso di laurea triennale, professionalizzante e abilitante, che vi proietterà immediatamente nel mondo del lavoro con tutti gli strumenti più idonei. Avrete già fatto un percorso di conoscenze, avrete fatto un percorso di laboratori professionalizzanti e avrete fatto soprattutto un tirocinio curriculare che vi darà contezza di cosa vuol dire il lavoro e quindi vi consentirà di avvicinare il mondo del lavoro, la scuola, il mondo del sapere al mondo del lavoro. Questo è l'impegno che noi abbiamo ritenuto di portare avanti con i nostri organizzazioni territoriali, devo dire, quindi con i nostri collegi. Stiamo cercando di avvicinarci alle scuole, stiamo cercando di avvicinarsi a voi ragazzi, perché sappiamo, siamo convinti che da voi passerà il futuro del nostro paese, da voi passerà la prosperità ritrovata del nostro paese. Per fare questo c'è bisogno di concentrarsi.